Grazie.
Prince e il secondo era Alleluia, e sono stati interpretati in tutto il mondo da cantanti di vario genere, ad esempio Pavarotti, Bocelli e perfino Ivo. Questo concerto è stato fortemente voluto dalla direttrice del soprano Pavarotti, da Santina Amici, che è coordinatrice onoraria, e Anna Bruno, direttore artistico, per inaugurare la storia di una scuola di canto libero in memoria di Nino Cavalieri. Dunque, io mi chiamo Antonio Michelini, vengo da Ischia e sono uno dei fondatori di questa villa, che sarebbe da Ischia a Prato. Un piccolissimo messaggio della nostra vicepresidente Roberta Panizza e del nostro presidente e fondatore Bruno Mancini. Con particolare piacere saluto anche a nome di tutti la nascita della scuola di canto lirico che oggi viene inaugurata grazie alla intraprendenza dell'ambattrice Pia Paola Occhi, la forza possibile per Pia affiancare ad essa la prima scuola di poesia affidata alla conduzione e alla voce di Antonio Meccanini, da tempo pioniere della società di Pia. Saluto tutti con un a presto, sperando di poter effettivamente essere presente per iniziative future. Roberta Panizza. Inoltre, Bolero,
posti. Thank you.
non avendo microfono, facciamo e si parla della scuola e si invita il ballerino Gabriele Arcanti, il professor Enzo Biazzi, con la sua tecnica innovativa di sorpegno, Susanna De Luca, insegnante di musica di bambini, e Michele Mano. Buon divertimento. Continuiamo ora con il primo ospite, Michele Mano, il violino. Con la Società Filarmonica Modese, dietro al maestro Stefano Bergamini, suonerà Egitto, un brano che vi compongo. Thank you.
Grazie.
E vi riportavo nel mondo dell'opera, la vedovina, con la romanza della bambina Pace e Laura. Paola. Thank you.
Grazie.